il nostro luogo naturale da sempre è il Partito Popolare Europeo e il lavoro comune con Forza Italia credo che sarà un segnale di una proposta politica che gli elettori, mi auguro, premieranno e se si supererà, come io credo, il 10%, indicherà una strada per un futuro e non per il passato. Lo strappo con l'UDC, quindi non Ma non credo che non ci sia stato nessuno strappo. L'UDC ha fatto una scelta con la Lega, io credo che la nostra storia sia la storia del partito da sempre, del Partito Popolare Europeo e di un dialogo con Forza Italia in un lavoro comune che da sempre facciamo con la Presidente Meloni, perché oggi il nostro governo è a guida autorevole di Giorgia Meloni, quindi andremo avanti. Poi la politica si misura sempre con la serietà delle proposte e poi con i risultati che gli elettori ti daranno. Se si presenterà Tajani si presenterà anche lei. Ne parleremo in questi giorni e credo che, come abbiamo detto, vorremmo fare solo liste molto forti e autorevoli. Poi avremo il 20 anche il nostro Consiglio Nazionale oltre a quello di Forza Italia e lì presenteremo le decisioni.